e 48 che già apparteneva allo stesso Noè. Qua 36 atleti si sono presentati una mattinata nelle batterie, nomi del calibro di Milak, di Ivanov, c'è anche il polacco Kmieliewski. Eccolo qui, Noè Ponti. L'abbiamo sentito tranquillo. Si è ambientato bene a Budapest, nonostante le restrizioni, nonostante sia un europeo in bolla. Ne abbiamo ampiamente parlato ieri, poi magari torneremo su qualche concetto nel corso di qualche cerimonia di premiazione. Tempi pazzeschi di Christoph Milak, che in questa stessa piscina aveva fatto il matto, diciamo così, durante i mondiali del 2017. Serve l'impresa, serve il tempone, ma tutto questo è nelle corde di Noè Ponti, che ritroviamo in corsia numero 5 per queste quattro vasche, per questi 200 metri, pardon, a Delfino. .70 il tempo di reazione di Noè Ponti, molto più veloce di lui Giacomo Carini in corsia numero 6. È anche una questione di tattica questa gara. Quattro vasche a Delfino possono essere infinite, possono essere davvero massacranti. Ponti tocca davanti a tutti. 25.67, un primo 50 davvero sparato per il ticinese, che ha voluto mettere le cose in chiaro, ma adesso dovrà anche essere capace di mantenere questi ritmi, di tenere il livello per tutta la gara. Sta ritornando proprio Carini nel corsia numero 6, che va a toccare prima di Noè Ponti. Rimane comunque lì il rosso crociato. Attenzione anche al rientro da parte del bulgaro Ivanov. Nuotata leggera, fluida da parte di Noè, che respira tranquillamente, ancora non controlla dove sono i suoi avversari, sta facendo la sua gara, sta cercando di rimanere attaccato ai migliori, da capire anche se avrà abbastanza energie per fare un ultimo 50 pieno di energia, perché sta venendo rimontato. Adesso si trova in quarta posizione, o quantomeno la virata era in quarta posizione. Dai Noè, accompagniamolo per questi ultimi 25 metri. Sta cercando di rientrare per andare a prendersi un posto nella finale europea dei 200 Delfino. Sì, è vero, non è la sua gara arriverà domenica nell'ultimo giorno, sono i 100 Delfino, ma chi ben comincia lo si sa è a metà dell'opera. Lì con i primi Noè Ponti va a toccare come secondo in 1:55.81, questo il tempo di Noè. Non è record svizzero, ricordo il tempo di stamattina 1:55.67, ma mi sento di dire che potrebbe essere un buon tempo, 1:55 alto, così come ha fatto l'italiano Giacomo Carini. Primo di tutti in 1:55.45 il bulgaro Ivanov. La grafica va a riassumere i numeri che vi dicevo.